Oh, buongiorno a tutti per questa presentazione del nuovo libro delle tre persone che vedete là in alto, no? Io sono qua in primo piano, abbiamo Andrea Trentini, Giovanni Biscuolo e Andrea Rossi, che ringrazio per questa loro partecipazione. Adesso spiegheremo perché siete qua sulla mia pagina, sui miei canali social, perché può essere un po' atipico, no? Loro lavorano nell'ambito, vabbè, in ambito accademico, o nell'ambito dell'impresa e dopo ci racconteranno un po' di loro. Io, come sapete, ho una vocazione un po' ibrida, anch'io ho un piede nel mondo accademico, ma sono un avvocato, faccio attività professionale classica come avvocato consulente, specialmente nell'ambito della proprietà intellettuale, proprietà industriale, con un focus sul mondo delle tecnologie. Ed è per questo che io ho sempre contatti con coloro che si occupano di tecnologia, sia dal punto di vista teorico, accademico, sia dal punto di vista appunto, del mondo delle start-up, delle imprese che in Italia operano nel mondo della tecnologia. Però ho anche questo strano vizio di fare un po' il divulgatore e di cercare di far conoscere un po' di argomenti di interesse generale. Io sono partito con In questa attività sono partito con i miei libri, le mie attività come autore, perché appunto dopo la laurea ho iniziato a scrivere, e da lì è nata l'idea di raccogliere un po' di materiale divulgativo sui temi che a me interessavano e il più possibile spingere questo materiale, renderlo noto, renderlo accessibile al pubblico, renderlo comprensibile al pubblico, perché appunto il mio primo libro era stato sulle licenze open source, quindi insomma temi di super nicchia, vuol dire far capire il concetto di diritto d'autore, il concetto di licenza, di codice sorgente, di etica hacker e via dicendo. E pian piano mi sono affacciato un po' a questo mondo, visto che era anche in un certo senso divertente riuscire ad arrivare ad un pubblico più ampio, anche con temi di super nicchia e percepiti come molto molto tecnici. La stessa cosa avviene oggi, nel senso che oggi io faccio solamente un po' diciamo da oste, no? Da padrone di casa che mette un tavolo, raccoglie attorno a un tavolo delle persone che però saranno loro a raccontarci un po', a darci un po' di spunti di riflessione. Non è solo la presentazione di un libro, noi parleremo un po' degli argomenti del libro. Perché insomma mi limiterò io a fare un po' di spot pubblicitario alla collana e al libro, ma poi lascerò la parola agli autori per darci qualche informazione che può essere utile alle persone che ci seguono. Ringrazio tutte le persone che vedo collegate, invito a fare domande, a fare commenti. Non riusciamo a essere molto interattivi, però se scrivete nei commenti noi vediamo e poi cerchiamo di rispondere il più possibile e di tenere il passo con i vostri commenti, anche perché siamo su due piattaforme in contemporanea, sia sulla mia pagina Facebook che sul canale YouTube, quindi è un po' difficile. Allora, io apro la mia presentazione slide, vediamo se riesco a fare qualche danno subito, perché io sto registrando da qua. E esatto, ho qui una bella presentazione, eccola qui, e confido che si veda, e forse è meglio zoomarla un pelino, eccolo qua, così. Allora, no, devo condividervi lo schermo per farla vedere giustamente, se no, allora condividi lo schermo così la vedete anche voi, e condividiamo il desktop, eccolo qua, così riusciamo a farla vedere anche a tutti i nostri ospiti. Allora, io mi metto piccolino là in alto, così, come avrete capito, stiamo usando Zoom come piattaforma principale, e mi metto piccolino qua in basso, così mentre parlo vedete il mio faccino lì di fianco. Allora, il titolo di questo incontro ricalca il titolo del libro, Cittadinanza digitale e tecnocivismo. La parola tecnocivismo mi piace un sacco, si sente tanto parlare di cittadinanza digitale in questi ultimi tempi e dopo vi racconterò perché se ne parla tanto. Di tecnocivismo si parla poco, è un termine un po' più forbito, ma anche secondo me molto molto efficace. E poi il sottotitolo del libro, che poi è anche il sottotitolo del nostro incontro di oggi, In un mondo digitale la cittadinanza inizia dai bit. E il logo che vedete lì sotto è quello dell'editore Le Edizioni, che
è la casa editrice, appunto, di Nicola Cavalli, che doveva essere la quinta persona presente oggi, ma ha detto che ha degli impegni che si sono sovrapposti e poi che comunque avrebbe semplicemente fatto un saluto. Allora porto io il suo saluto da parte sua e lo ringrazio per aver, come dire, sempre, per accogliere sempre con la sua, come dire, nota apertura editoriale. Nel senso, l'edizione è una casa editrice con cui io sono riuscito a fare dei progetti interessanti nell'ambito dell'open access, delle pubblicazioni open, proprio grazie al fatto che appunto il suo fondatore Nicola ha una certa visione aperta, innovativa, cosa che non è proprio così frequente nel mondo dell'editoria italiana. Allora, nelle slide io vi metto qualche riferimento. Adesso sbrogliamo subito la parte relativa alla promozione dell'iniziativa, perché ci deve stare anche quella. Vi spiego un po' perché questo libro è finito in una collana che gestisco io, che ho fondato io, no? Vedete, qua ci sono i miei canali social, perché oltre ai due canali YouTube e Facebook su cui state seguendo questo streaming, ci sono anche Twitter e LinkedIn. Avrei piacere che se qualcuno non ha mai avuto contatti con me e volesse mandare il contatto, io sono ben disposto a stringere nuove amicizie, soprattutto in questo periodo in cui non si incontrano le persone dal vivo, allora almeno i social diventano di soccorso e suppliscono. Però il login che vedete là in alto, Copyleft Italia, è proprio quel progetto di divulgazione che io ho avviato. Grazie insomma, sulla scia dell'entusiasmo della mia prima tesi di laurea, di tutto il materiale che avevo raccolto per la mia tesi sulle licenze open, licenze Creative Commons, le prime traduzioni di licenze Creative Commons che avevo fatto io, e quindi mi piaceva l'idea di poterle condividere. Allora avevo messo in piedi questo sito web che poi pian piano è cresciuto, adesso è insomma più che quasi maggiorenne, perché insomma l'ho aperto nel 2000 e, boh, 2003 probabilmente, 2004, quindi sono 16-17 anni. E adesso è diventata una collana di libri, quindi grazie poi alla partnership con la casa editrice e le edizioni, abbiamo aperto una collana che si chiama Copyleft Italia e riporta in copertina, nelle copertine dei libri, questo loghino che vedete là in alto, in nero, Copyleft Italia. Il logo rosso che vedete a destra invece è il mio studio legale, il gruppo di giuristi, diciamo indipendenti, che si presentano sotto questo unico cappello, questo unico logo che si chiama Array, fra cui c'è anche un altro autore dei libri che vi mostrerò ora. Come dicevo, la collana ha una regola fondamentale, che tutti i libri siano sotto licenza libera, sotto una licenza Creative Commons, e che abbiano comunque un legame tematico anche con i temi del cosiddetto copyleft delle licenze open. E ve ne faccio vedere alcuni velocemente. Questi sono i miei, sono i miei cavalli di battaglia, forse i più noti, quello sulle Creative Commons manuale operativo e il mio manuale sul copyright, sul diritto d'autore. E questi sono, uno l'ho curato io, non sono l'unico autore, quello sull'open access, però ci sono altri, appunto, altri interventi. Io ho fatto il capitolo giuridico, come si può immaginare, però appunto ci sono anche Elena Giglia, Valeria Scotti e Ivana Truccolo, che sono del mondo delle biblioteche, quindi raccontano l'open access dal loro punto di vista, che è probabilmente il punto di vista più centrale e più importante. Ma poi c'è anche Nicola Cavalli come coautore di questo fare open access, perché nel fare open access è importante avere il punto di vista della casa editrice, di una casa editrice che spiega come mai è così masochista, potremmo dire, fra virgolette, da mettere in piedi un'attività imprenditoriale con cui produce dei libri che poi possono essere scaricati anche liberamente, messi a disposizione con la licenza open. Quindi il punto di vista di Nicola era interessante anche appunto come saggio, per capire qual è il modello di business che lui ha cercato di perseguire. E poi a destra, quello che dicevo prima, uno dei colleghi che fa parte dello studio Array, che vedete là in alto a destra, il logo rosso, che è Carlo Piana, che ha scritto un libro molto, che io invidio molto, nel senso che avrei voluto scriverlo io, ma l'ha scritto prima lui, quindi vabbè, ormai non posso sovrappormi. Però open source, software libero e altre libertà, un'introduzione alle libertà digitali, cioè è un libro in cui 5-6 capitoli Carlo ci introduce i principali temi, le principali estrinsecazioni di questo argomento, che è l'openness, diciamo, le tecnologie open.
E Carlo lo fa anche da, diciamo, un punto di vista abbastanza autorevole, perché sono anni e anni che si occupa come avvocato, ma anche come attivista di questi temi. So che alcuni di voi lo conoscono personalmente. Allora, infine, visto che stiamo parlando di didattica, scusate, di cittadinanza digitale, che è un tema che interessa molto il mondo della scuola, questo che anche lì. Io ho semplicemente partecipato come autore insieme ad altre 7-8 persone. È curato da Alberto Panzarasa, invece, che è un dirigente scolastico che ha messo in piedi dei progetti molto interessanti di didattica innovativa, di didattica digitale. Ha avuto dei riconoscimenti. Questi sono un po' gli atti del convegno, di un convegno abbastanza importante che avevamo fatto nel 2017 e che era confluito poi, cioè gli atti, i documenti scritti in quel convegno erano diventati i capitoli di questo libro. E qua raccontiamo un po' di esperienze di didattica innovativa, didattica 2.0. Non si parla ancora di cittadinanza digitale. E poi arriviamo finalmente, ecco, dulcis in fundo, al libro di oggi, nel senso che l'ultimo nato della nostra collana è proprio il libro dei nostri ospiti presenti oggi, cioè Andrea Trentini, Giovanni Biscuolo e Andrea Rossi. Vedete che ci sono anche due prefazioni illustri di due persone che conosco anch'io personalmente direttamente, Matteo Ruffoni, che è presidente di Wikimedia Italia, e il buon professor Giovanni Ziccardi, che insegna informatica giuridica a Milano Statale. E con cui ho avuto appunto piacere anch'io di insomma, io non mi sono laureato in statale, però ho fatto il corso, uno dei suoi corsi di perfezionamento, mi sono iscritto a uno dei suoi corsi di perfezionamento in data governance. È un'edizione freschissima perché vedete risulta novembre 2020, tecnicamente credo che l'edizione l'abbia messo in distribuzione da venerdì 19, quindi dalla seconda metà di novembre. La licenza è una Creative Commons by Attribution Share Alike by SA, quindi una di quelle licenze considerate tra le più open, e quindi questo fa onore agli autori che hanno scelto una licenza davvero open, e questo permette appunto di trovare il libro già, anche se sono passati pochi giorni dalla sua pubblicazione, già in vari repository open. Io l'ho messo personalmente sul mio canale Zenodo, sul mio profilo Zenodo, che è un repository molto, molto bello, molto performante per chi si occupa di ricerca, di università, di condivisioni di ricerca universitaria, di ricerca diciamo in ambito business, ma anche di condivisione di banche dati, di cosiddetti open data, di open research data. Lo trovate anche su Archive. Vediamo adesso se riusciamo a metterlo, se qualcuno della Wikimedia di Wikimedia Italia ci aiuta a metterlo anche su Wikimedia Commons, e vedrete che inizierà a circolare. Questo è il volume 1, tra l'altro, è il primo volume in previsione di un prossimo volume che dovrà completare diciamo, la rosa degli argomenti previsti, ce lo racconteranno meglio dopo gli autori. Però io volevo introdurre un attimo l'argomento, non ho resistito, perdonatemi, ho fatto delle slide, non odiatemi, sono delle brevissime, sono proprio 4-5 slide, sul concetto di cittadinanza digitale. Come dicevo prima, che iniziasse lo streaming con gli autori, insomma, la cittadinanza digitale è sempre stata un po' vista come competenza dei giuristi, e lo vedo fare ancora oggi. Perché? Perché è, come dice questa slide che ho preso semplicemente da Wikipedia, è una definizione proprio molto molto introduttiva, molto da enciclopedia. La cittadinanza digitale è una estensione della cittadinanza tradizionale, quindi come materia scolastica va a finire all'interno del più ampio calderone della cosiddetta educazione civica, materia che a volte insegnano i docenti di materie letterarie, ma più propriamente di docenti che hanno invece una formazione giuridica o politologica. Allora, per cittadinanza digitale cosa intendiamo? Intendiamo, vedete, la capacità di un individuo di partecipare alla società online come ogni attore, scusate, come ogni attore di una società. Il cittadino digitale deve comportarsi come un portatore di diritti, ma anche un portatore di doveri. Quindi questa classica duplicità, di rovescio della stessa medaglia, diritti e doveri. E fra questi ci sono anche quelli relativi all'uso dei servizi dell'amministrazione digitale, quindi molta dell'attività, dei rapporti col pubblico, con la pubblica amministrazione,
avvengono oggi attraverso il digitale, attraverso la rete. La situazione bizzarra e assurda che stiamo vivendo in questi mesi per colpa della pandemia ha in un certo senso accelerato questo meccanismo e l'ha forzato, e forse è uno dei pochi punti positivi di questa pandemia, però dall'altro lato ci vuole un maggior livello di consapevolezza da parte dei cittadini su questi diritti e su questi doveri, cioè su come, cioè quali sono i loro diritti come cittadini digitali, ma anche come ci si comporta correttamente e opportunamente nei confronti degli altri consociati che fanno parte di questa città virtuale digitale. La cittadinanza digitale quindi è un'estensione della cittadinanza tradizionale, fra virgolette, dovuta all'ampliamento dei mezzi a disposizione del cittadino per l'esercizio di alcuni suoi diritti e per il rispetto dei suoi doveri. E cos'è che ha portato il tema della cittadinanza digitale a essere, insomma, di discussione, tema caldo di discussione negli ultimi mesi? È stata una nuova legge, ecco qua l'approccio del giurista, perdonatemi, una legge che ha introdotto l'insegnamento scolastico e l'educazione civica come materia a sé stante, no? Scritto così sembra, insomma, può disorientare, perché alcuni diranno: ma come, ma l'educazione civica si è sempre insegnata a scuola? Sì e no, nel senso che non ha, si è sempre insegnata, ma è sempre stata lasciata come materia marginale, di competenza di docenti con formazioni un po' disomogenee. Invece adesso si è creata una, come dire, una materia a sé stante con dei docenti che devono essere qualificati specificamente su quella materia. E come vedremo, come si vede da questa slide, nell'articolo 5 di questa legge, che è fresca fresca perché è dell'anno scorso, del 2019, si dice che nell'ambito dell'educazione civica rientra anche una educazione alla cittadinanza digitale. Vedete, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale. Quindi l'offerta formativa erogata deve prevedere almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali. E parte un elenco, l'articolo 5 è fatto di un elenco delle competenze che rientrano appunto nel concetto di educazione alla cittadinanza digitale. Ad esempio, analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. Verissimo, perché la rete ci mette a disposizione tutto, cioè di tutto e di più sulla rete, quindi non è più tanto un discorso di memorizzare informazioni, ma di saper scegliere quale tra tutte quelle informazioni che sono facilmente accessibili, quale è quella buona, quella che ci serve, quella affidabile. B, interagire attraverso varie tecnologie digitali, individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. E poi C, informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati, ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. Poi c'è il punto D, vedete, conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione di ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali. Sembrano cose banali, ma lanciano delle sfide non da poco, eh. Creare poi il punto E, e abbiamo quasi finito, e gestire l'identità digitale. Essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso i diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e l'identità altrui, utilizzare e condividere informazioni personali identificabili, proteggendo se stessi e gli altri. E infine il punto F e il punto G, cioè il punto F parla di conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicata ai servizi digitali, applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali, la cosiddetta privacy, no? Cioè un giro di parole per dire conoscere e avere consapevolezza della gestione della privacy, che è uno dei temi di cui io mi occupo nella mia attività professionale, e poi infine essere in grado di evitare, usando le tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali, essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Avete visto quante volte emerge il concetto della consapevolezza, del aumentare il livello di consapevolezza? Ok, io mi sono occupato di una fettina di queste competenze, nel senso che nelle varie attività di formazione io ho tenuto, ad esempio, l'anno scorso, per una piattaforma, adesso non nomino quale, per una piattaforma di aggiornamento professionale per i docenti, per il mondo della scuola, proprio un corso sulla cittadinanza digitale in collaborazione con un'altra docente,
che appunto veniva più dal mondo dell'educazione civica più classica, però io mi ero occupato della parte sul rispetto del copyright online, la sicurezza informatica e il rispetto della privacy. Però appunto è una piccola fetta, vedete quante altre estrinsecazioni, quante altre facce ha il concetto di cittadinanza digitale. E tra l'altro, come chiudo con questo mio commento, questo è il tipico approccio dei giuristi, quindi anche io stesso mi metto e mi sono macchiato in questa nostra presentazione di un approccio un po' retrogrado, fra virgolette. Cosa ho fatto? Ho fatto 5 slide in cui ho proiettato delle norme e le ho lette, le ho commentate, no? Che è un approccio molto molto conservatore. Magari qualcuno si sarà già pure annoiato. Ho finito di parlare perché quello che ho notato quando ho poi aperto il libro dei nostri ospiti era un approccio molto diverso invece. Io ho notato un approccio completamente diverso alla materia rispetto ai soliti libri di cittadinanza digitale, documenti che ho letto che partivano dagli articoli della Costituzione, partivano dagli articoli sul codice della privacy, e quindi l'approccio era tipicamente legalese, giuridichese, e poi cercavano di renderlo più comprensibile. Voi avete fatto un discorso abbastanza inverso, partite dai bit, che mi sembra questa da un lato la provocazione e l'originalità del vostro lavoro, e quindi, ripeto, se quello che vi ho detto vi è interessato e volete approfondire, qua ci sono i miei canali social, possiamo rimanere in contatto in futuro, ma adesso lascio spazio ai nostri fantastici ospiti. Credo che anche loro abbiano una presentazione. Allora, forse prima di partire con la vostra presentazione, se volete dire qualcosa a commento o a chiosa di quello che ho detto io, o anche bacchettarmi perché ho detto delle cose banali, non particolarmente in linea col vostro approccio, siamo qua. Se no, riprendo. Allora, fermo la condivisione. Sì. Così Ok, interrompi condivisione. Eccola, così sono ci tornato vediamo, in primo piano. perfetto. Chi è che sta parlando? Ok, prego, avete tutti il Andrea, microfono quindi. aperto. Esatto. Allora, sì, c'ho subito un commentino velocissimo a quello che hai letto. Allora, mi è piaciuto tutto. Mi è piaciuto il come l'hai introdotto, perché effettivamente quasi quasi, mi viene da dire quasi che non ci siamo accorti di aver fatto un approccio diverso, perché è il nostro approccio. Però ci sta come tipo di discorso. Ho notato una piccolissima cosa che permane, che pervade un po' tutto il libro. Quello che hai detto tu, quello che hai raccontato tu della cittadinanza digitale con l'approccio legalese è un po' sbilanciato. È sbilanciato, suona sempre come, aperte le virgolette, il E certo. cittadino deve sapere, il cittadino Certo. deve. Ma scusa, mi viene da domandare, ma e la PA e le aziende e gli enti non devono fare nulla? Caspita, devono fare un sacco di cose per proteggere i diritti dei cittadini. Poi ci sarà anche il cittadino che dovrà premunirsi, conoscere, sapere, truscare, eccetera. Però possiamo anche ribaltare un po' dei Sì, discorsi ogni tanto, assolutamente. Quindi c'è un no? ribaltamento sia dal punto di vista di quello che stai dicendo tu, cioè dell'ottica da cui si guarda, ma anche Esatto. dell'ottica, come dire, scientifica. Cioè io parto Sì, dalla quella la do scienza per. giuridica, che per alcuni non è nemmeno una scienza, voi partite invece dalla scienza dei bit, dalla conoscenza tecnica, tecnologica che sta alla base di tutti questi strumenti di cui il cittadino e la pubblica amministrazione dovrebbero essere consapevoli. Esatto, perché ovviamente noi siamo tutti informatici. Allora, Ecco, qui diciamolo. c'è un assente, diciamo un assente accidentale che è Fiorella De Cindio, che è la collega con cui io faccio il corso di cittadinanza digitale e tecnocivismo, che Ok. non è entrata in questo volume del libro, ma scriverà la parte successiva, probabilmente perché è il suo mestiere, nel senso che noi abbiamo fatto questo corso da un po' di anni, cioè dal 2012-11 giù di lì. E nasce appunto da queste due facce della medaglia. Io ho sempre fatto la parte molto tecnologica, quella dal basso, lei invece si è sempre occupata della parte quella dall'alto, quella cosiddetta partecipativa, di cui fra un po' vi sciorinerò io anche Però qualche ecco, slide, spieghiamola ovviamente. sta cosa, cioè il libro nasce da un corso Da un universitario che corso avete a Milano universitario che si chiama Statale. Cittadinanza Digitale e Esatto, quindi il Tecnocivismo, titolo ricalca il nome del è corso. esattamente quello del corso. Erano tanti anni che dicevamo dobbiamo raccogliere tutto il materiale che adesso utilizziamo al corso sotto forma di slide, articoli, cose dette a voce, appunti, eccetera, e trasformarlo in uno barra due libri. Per
sono diventati barra 2 perché tanto, c'è tanto materiale, per cui abbiamo iniziato con una prima parte, poi lo vedrete fra poco, abbiamo iniziato con gli strati, tra virgolette, e quelli molto tecnologici, e nel secondo volume ci saranno gli strati, invece, che potrebbero piacere di più a un legale, nel senso che sono gli strati in cui si parla di partecipazione, di voto digitale, no? Di tutte queste cose che sono invece più legate al concetto classico di cittadinanza digitale. Okay? Noi stiamo partendo dal basso, appunto ai bit, e man mano ci muoviamo verso l'alto. Allora, quindi, prima di andare con la tua presentazione, sentiamo se gli altri due colleghi hanno delle annotazioni, dei commenti da fare su quello che abbiamo detto finora. Andrea Rossi, eccolo. Posso? Sì. Ma una brevissima osservazione, quando hai citato di aver fatto delle attività recentemente anche nell'ambito di un corso una organizzato... piattaforma, da... sì, è un corso di formazione e aggiornamento professionale per docenti della scuola pubblica. Sì. Ora, non so se è pertinente al tuo caso, ma comunque diciamo mi dà lo spunto per questa osservazione, perché corsi simili... iniziative simili sono spesso proposte anche da aziende di big tech, di grandi operatori del settore, senza stare a citarne, ma che comunque spesso si occupano di insegnarci a noi cittadini i nostri diritti. E questa formulazione mi mette un po' di inquietudine, perché i miei diritti vorrei saperli anzitutto io, e una popolazione che si trova a dover, tra virgolette, acquistare i propri diritti dai fornitori di una serie di servizi che spesso questi diritti li annichiliscono, dipinge una situazione quantomeno sospetta, su cui è importante intervenire, anzitutto suscitando il desiderio di consapevolezza che speriamo di aver suscitato. Però lo vedremo dopo. Grazie. C'era una mano alzata da parte di Giovanni, ho visto male. Ok. Giovanni Biscuolo, volevo fare giusto un'osservazione su una cosa che mi ha colpito delle slide che hai presentato tu, e riguarda la definizione di cittadinanza digitale. Tu hai fatto vedere la slide dove si parla di capacità, me lo sono annotato, capacità di un individuo di partecipare alla società. Io mi fermo qui, società. Nella slide si diceva società digitale. Ora, sì, perché sì. Allora, quella distinzione, come sai, essendo quella la definizione di Wikipedia, è probabilmente una definizione ancora poco matura, no? Wikipedia ha bisogno, ha delle voci che sono molto belle, perché sono frutto di stratificazione. Questa probabilmente è molto nuova, però, perché il tema cittadinanza digitale è arrivato agli onori della cronaca mainstream da poco tempo. E quindi quella è proprio una definizione. Ti assicuro che prima ho cercato altre definizioni in rete, su altri dizionari, enciclopedie online, ed erano ancora peggio. Cioè, sì. Erano un po' più distorte. È vero, e da questo punto di vista è interessante il dibattito che si deve sviluppare attorno a questo concetto. Non era per fare le pulci e le definizioni di Wikipedia, ma... come dire, poi nel libro cerchiamo di sviluppare un po' questo concetto, ma non esiste poi questa grossa separazione tra partecipare alla società e partecipare alla società digitale, perché ormai il digitale fa parte della nostra vita quotidiana e della nostra vita sociale, anche come cittadini che partecipano alla vita politica, all'attività della cittadinanza in senso esatto, tout court. E su questa definizione volevo volevo evidenziare che sì, la legge 92/200 del 2019 che tu hai citato, in un punto dice che il cittadino deve sapere usare la tecnologia. Ecco, poi entreremo nel vivo, ma aggiungo che il cittadino deve conoscere la tecnologia digitale per saperla usare bene, perché non è così ovvio e scontato, e spesso la tecnologia digitale è molto poco trasparente. Ok,
Scusami, allora, fra poco andiamo con la presentazione, però chiudiamo questo cerchio. Allora, Andrea mi ha spiegato che il corso lo tieni tu Io con Fiorella De con Cindio. Fiorella De Ciglio, De Cindio. E i tuoi coautori, quindi come sono saliti a bordo di questo progetto? Sono saliti a bordo perché ci conosciamo da tanti anni e siamo più o meno tutti attivisti, diciamo, no, tutti attivisti del software libero. Tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa interessante da dire a proposito e un plauso alle edizioni. Noi non l'avremmo scritto se non fosse stato possibile pubblicarlo in CC. Quindi, Eh no, cioè, la certo. scelta, cioè, Sì. siccome siamo tutti convinti della bontà del mondo del software libero e della conoscenza libera, non sarebbe uscito, cioè non sarebbe nato questo libro se non avessimo trovato un editore che avesse accettato la licenza CC. Molto Quindi, bene. ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo nel mondo del software libero, siamo bene o male tutti attivisti, siccome questi temi che trattiamo nel primo volume sono molto tecnici e molto tecnologici, la liaison è stata questa, nel senso che Fiorella è molto meno tecnologica, senza offesa per Fiorella assolutamente, e si occupa di livelli molto alti in tutti i sensi, Lei è una no? Quindi filosofa, vero? È una filosofa. lei non lo so, no? Credo che sia una fisica, onestamente, non Addirittura, sono ok. Io sicuro. pensavo fosse una filosofa della Addirittura. scienza. Ok. Sì, esatto. Come poi glielo chiediamo in un qualche incontro futuro, non so. No, ma scusami, quindi loro due non partecipano al corso, cioè vengono a fare lezione ogni tanto, non li No, 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 inviti. Ok, hanno assolutamente. partecipato Sono solo al libro. stati semplicemente dei contributor, come si suol dire nel mondo libero, contributor al progetto. Ok. Quindi Noi siamo dei carbonari del software libero. Esatto, Va abbiamo bene. organizzato tante volte manifestazioni, i vari Linux Day, queste cose qui. Siamo tutti membri della stessa Va bene. giglia. Vabbè. Diciamo La nostra storia parte da lontano, ma concentriamoci sugli Sì, ultimi, quanto, assolutamente. un anno e mezzo di lavoro, Lavoro, forse sì. qualcosa di più. Va bene, allora siamo pronti per la tua presentazione. Forse allora se Vado. avvicini un po' il microfonino, Andrea, perché tu sei un Sì, po', sì, certo. sei un po' basso rispetto Così al... com'è? Ecco, sì, un po' meglio, Meglio? esatto. Sì. Va bene. Ok, bravo, io ti vedo già... Niente, Perfetto. sta già facendo tutto lui, quindi non devo toccare nulla. Perfetto. Si dovrebbe Sì, vedere, sì, sì. aspetta che la ingrandisco un pochino, sì, no, così è un po' più piccola, così. Ok, allora parto col dire la necessità che è nata nel momento in cui abbiamo deciso di far partire il corso, allora, che poi ha dato origine a tutta l'idea, a tutto il modello, e che poi quindi è quella che seguiamo nel libro, perché il libro sostanzialmente è di questa figura che vedete, sono gli strati più verso il centro. Quindi gli strati 0, 1, 2, 3 sono quelli che trovate nel libro. Gli strati 4, 5, 6, 7 li troverete nel volume successivo quando riusciremo a mettere insieme il tutto. Allora, l'esigenza di avere un modello era quella di trattare, parlare, raccontare, spiegare la cittadinanza digitale, quindi la parte proprio digitale della cittadinanza, quindi non ci interessa tanto l'aspetto legale in questo momento della cittadinanza, da un punto di vista appunto tecnologico, prendendone e separando tutti gli aspetti possibili e immaginabili, cioè cercando di in qualche modo capire quali potevano essere i vari aspetti della cittadinanza digitale e trattandoli separatamente, come se fossero argomenti quasi avulsi, dico quasi, ma adesso arriviamo al perché, quasi avulsi in modo da gestire un singolo aspetto per volta. Dico quasi avulsi perché in realtà l'idea è, allora, la cittadinanza digitale oggi è, come diceva Giovanni, qualunque cosa sostanzialmente, perché è molto difficile oggi come oggi, e lo sarà sempre di più in futuro, dividere ciò che è digitale da ciò che non è digitale, perché qualunque cosa voi facciate in qualunque momento tipicamente ha un eco digitale, per cui tutto sommato dire che se esistono ancora delle attività che non hanno un eco digitale è molto molto difficile. Per cui ci serviva un modello. Allora ci siamo ispirati, per chi conosce le reti, al modello ISOSI, che è un modello tradizionale, architetturale a strati, in cui di fatto racconta una serie di funzionalità che si basano su funzionalità più di base, quindi è un modello ad accrescimento per cui si
si definiscono quelle quattro funzionalità minime di un certo aspetto, che ne so, il caso dell'isoosi è l'aspetto elettrico, per dire, e poi ci si costruisce sopra una serie di strati che man mano fanno cose sempre più intelligenti, basandosi sulle funzionalità degli strati sotto. Questo modello è stato quello che abbiamo usato inizialmente, cioè un modello fortemente ispirato all'isoosi, quindi quell'arcobaleno che vedete, la semantica di quell'arcobaleno che vedete era una semantica stile isoosi, cioè il livello 0 serve al livello 1, il livello 1 serve al livello 2, eccetera, eccetera. Dopodiché ci siamo un po' dovuti elasticizzare, come si suol dire, cioè nel corso degli anni qualche critica ce la siamo fatta o l'abbiamo ricevuta, e per cui ci siamo accorti che in realtà il modello stratigrafico tradizionale non era sufficiente. L'abbiamo mescolato anche con una cosa che è molto più antica, si chiama la scala della partecipazione di Einstein degli anni 70, una cosa molto vecchia, in cui si modellava il processo di partecipazione secondo una scala che il cittadino doveva salire per arrivare fino alla partecipazione completa. Poi ci abbiamo messo dentro magari anche altri concetti presi da altri filosofi o storici o politici o quant'altro, tipo, non so, la piramide dei bisogni di Maslow, per intenderci, e siamo arrivati a questo modello finale. Finale si fa per dire, perché finale nel mondo della scienza non c'è mai niente di finale, perché ci può essere sempre qualche modifica o miglioria successiva. In questo modello, che resta un modello stratigrafico, e quindi circa ogni strato fa da funzione, da propedeutico per quello successivo, in realtà non è proprio così, nel senso che spesso e volentieri ci possono essere delle situazioni in cui uno strato N è parzialmente implementato o implementato con dei difetti, ma gli strati superiori possono comunque funzionare. Per cui siamo arrivati a una sorta di metafora, tra virgolette, ma metafora anche implementata, che è quella di avere appunto l'arcobaleno della cittadinanza digitale, in cui ogni banda luminosa dell'arcobaleno descrive un particolare aspetto della cittadinanza digitale, e quando dobbiamo analizzare un qualche contesto per raccontarne le sue caratteristiche principali, le sue criticità, utilizziamo, esattamente come si fa in chimica e fisica, la luce, le bande luminose, per arrivare a quello che è l'analisi spettrografica di un contesto, cioè il fatto che io posso molto rapidamente dare un'immagine veloce di un contesto in cui vedo a colpo d'occhio appunto quali sono gli aspetti di quel contesto curati e quali sono gli aspetti meno curati oppure critici. Per esempio, da questo qui, indipendentemente da dove sia tirato fuori, non importa, no? Da qual era il contesto analizzato in quel momento, qui si vede benissimo che l'aspetto della rete, cioè L0, è molto curato, è molto trattato, può essere anche curato male, però è molto trattato, molto discusso. L'L3 e l'L4 sono altrettanto trattati, e però per esempio L5, L6, L7, che sono i livelli partecipativi, sono assolutamente negletti. Cioè questo spettro descrive una situazione abbastanza frequente, tra l'altro, nei contesti soprattutto italiani, in cui ci si concentra sugli aspetti magari tecnologici, L0, L1, cose così, gli aspetti magari contenutistici, cioè di formativi, no? Di educazione, di trasparenza di conoscenza, L3, L4, ma si dimenticano totalmente gli aspetti partecipativi, L5, L6, L7. Puoi zoomare un po' forse la slide? Riesci a allargarla un attimo? Sì, certo. Ok, sì, forse troppo. Va bene, ok, sì, si vede bene. Va bene. Ok, quindi abbiamo un modo veloce di dare un flash su un certo contesto. A questo punto uno potrebbe dire, vabbè, ho capito, ma adesso dammi una bella panoramica dei vari livelli, cioè capiamo che cosa c'è, cosa viene trattato nei vari livelli. Allora, nei vari livelli vengono trattati, allora, nei livelli bassi gli aspetti sostanzialmente tecnologici, nei livelli alti gli aspetti sostanzialmente partecipativi. Partiamo da quello più basso, cioè il livello 0.
Il livello zero, a livello zero noi abbiamo identificato, allora, intanto tratta la rete intesa come l'infrastruttura principale che porta in giro la nostra cittadinanza digitale, cioè è quella che mette in contatto le nostre persone o le nostre persone digitali se volete, ma diciamo le nostre persone, e ci permette di scambiare informazioni, di fruire di informazioni, di esplorare il mondo e quant'altro. Purtroppo le due cose principali che ci sentiamo di denunciare di questo universo sono il fatto, sono la relatività e il principio di Locard che adesso vado a raccontare, ci descrivono un universo assolutamente non osservabile. Cioè la rete come è oggi e come probabilmente sarà più o meno sempre, a meno che non ci lavoriamo parecchio, avrà due problemi grossi che sono il fatto di essere estremamente relativistica, cioè le informazioni all'interno della rete non viaggiano istantaneamente, e questo è palese, ma soprattutto viaggiano a velocità e a quantità di informazione diverse a seconda di dove mi trovo fisicamente, ma anche non a seconda di dove mi trovo fisicamente. Io posso anche stare nello stesso posto fisico di un'altra persona, eppure potremmo osservare dei difetti di comunicazione fra questi due osservatori pur vedendoli nello stesso posto, o nello stesso posto vicino, insomma, per intenderci. Io potrei essere nello stesso ufficio di un'altra persona, io col mio PC, lui col suo PC, e potremmo osservare delle informazioni, degli eventi con delle tempistiche diverse, con delle velocità diverse. Perché? Perché la rete è relativistica, per cui la rete trasmette queste informazioni in maniera diversa a me e all'altra persona. Per cui tipicamente io non ho modo, e qui nel libro facciamo qualche esempio tecnicamente molto banale, ma che secondo noi dà molto bene l'immagine di come è la di come sono questi esperimenti che si possono fare. Il fatto di essere totalmente relativistica vuol dire che l'informazione non si propaga equamente, quindi persone diverse, nodi diversi della rete ottengono informazioni diverse nel tempo e nel flusso informativo. La seconda cosa importantissima di questo meccanismo è quello che noi abbiamo chiamato il principio di Locard digitale, cioè il fatto che la rete trasporta informazione, chiaramente, però trasporta informazione, e quindi noi vediamo questo come funzionalità, no? Ci vediamo arrivare una pagina web piuttosto che una mail o quant'altro. Trasporta informazione, ma può anche memorizzarsela, può anche registrarla questa informazione. Cioè la rete non è un qualcosa di totalmente innocuo, è un qualcosa che, volendo, e lo fa, può registrare tutto ciò che trasporta, sia in termini di metadati, cioè in termini di chi ha parlato con chi, eccetera, eccetera, sia volendo in termini di dati, cioè potrebbe anche registrare i contenuti di tutto quello che ha. A me viene subito un collegamento col diritto all'oblio, scusami da giurista, però certo. È il problema, cioè questa impossibilità di lasciar cadere nel dimenticatoio dei fatti, che perché internet li trattiene e continua a farti rivedere in qualche modo. Allora, in quanto internet no, cioè se uno va a guardarsi i protocolli ufficiali, formali, antichi degli anni 80 o quello no, che è, tecnicamente no, potrebbe, cioè un router non deve fare nient'altro che trasportare pacchetti avanti e indietro. Purtroppo il router, essendo un computer come tutti gli altri, può anche salvarseli questi pacchetti man mano che passano. Ed è quello che ha fatto poi l'NSA e tutti i vari enti di spionaggio della cittadinanza, che sono saltati fuori nel momento in cui Snowden, che è terzo item di questa slide, ha tirato fuori le sue carte dicendo: guardate che però c'è della gente che questa informazione non solo la trasporta, ma la raccoglie, e non la raccoglie neanche per caso, la va a prendere qua e là apposta, quindi non è una cosa casuale, è una raccolta intenzionale e un po' anche criminale da un certo punto di vista. Comunque il principio di Locard
quello tradizionale è quello famoso per cui esistono le trasmissioni, le serie televisive come CSI, per cui un soggetto che attraversa un ambiente, lascia qualcosa di sé e porta qualcosa con sé, nel digitale diventa un soggetto che usa la rete per una qualunque cosa, lascia una traccia informatica digitale di sé. La famosa digital footprint, chiamatela come volete, comunque il principio di Locard vale nel digitale molto di più che nel fisico, perché nel mondo digitale il dato può essere reso indistruttibile, cosa che nel mondo fisico non è. Un'impronta digitale si asciuga, un capello si marcisce, dico per dire, non lo so. Nel mondo digitale i bit non muoiono mai, possono essere resi immortali quantomeno. Per cui, diciamo, proponiamo, tra virgolette, nel capitolo zero, una, tra virgolette, soluzione che è quella di ripensare totalmente tutti i protocolli di Internet. Non è banale, ci sono delle attività in corso, dei progetti in corso che stanno cercando di fare questa cosa, non sarà una cosa indolore, non sarà semplice, non sarà immediata, però l'idea è quella di ripensare a Internet in modo che sia praticamente impossibile o comunque difficile fare le operazioni di cui si diceva prima. Soprattutto, cioè, mentre la relatività è molto difficile da eliminare perché c'è anche un tema fisico, che la propagazione dell'informazione, anche volendo, non potrà mai essere istantanea, però il principio di Locard si può effettivamente distruggere nel momento in cui uno implementi pesante crittografia o comunque crittografia forte, un po' ogni piede spinto, lasciatemi dire. Bene, ok. Mi è arrivato, sì, mi piace, cioè, l'idea di rifare Internet, okay, dire, cioè, stavamo... Rifare Internet non è una roba banale. Stiamo scherzando da 40 anni, rifacciamo tutto da capo, è interessante. Lo so, però è, sì, modo, è l'unico modo, non ci ma vabbè, poi nel libro dettagliamo un po' dove sono i buchi, no, di questa cosa. Ma attenzione, noi tutte queste cose non è che le sappiamo noi perché ce le siamo inventate, siamo andati a cercare chi ha studiato queste cose, non è che certo. Noi non diciamo niente dall'alto di nulla, noi diciamo le cose che abbiamo studiato e che altri stanno, su cui stanno lavorando, quindi onestamente non ci arroghiamo nessun tipo di diritto strano o autorità particolare. Vado avanti, livello 1. A livello 1 parliamo di servizi, cioè tutto ciò che bisognerebbe pensare nel momento in cui si digitalizza, cioè si rende digitale quello che prima era un servizio analogico, o si crea un servizio digitale che non esisteva prima, e nel fare questa cosa, è cosa che non succede molto raramente oggigiorno purtroppo, bisogna pensare a una serie di aspetti della digitalizzazione che dovrebbero garantire l'accesso, l'inclusività, l'interoperabilità, la protezione dal lock-in, cioè tutta una serie di cose che, vabbè, nel mondo del software libero, bene o male, sono parole già spesso orecchiate, ma che nel mondo del software e del qualche cosa as a service che si usa tanto spesso oggi, non sempre vengono prese in considerazione. Cioè spesso e volentieri oggi si assiste per esempio a una mostruosa appificazione di qualunque tipo di servizio. Appificare un servizio, cioè creare un'app che permette l'accesso a un certo tipo di servizio digitale, vuol dire di fatto tagliar fuori una valanga di persone, una valanga di cittadini, lasciatemi dire, che magari o un telefono non lo vogliono avere, sono pochi, o un telefono non lo possono avere e ce n'è qualcuno, o non possono avere un telefono smart, per esempio, oppure semplicemente hanno un bellissimo PC e vorrebbero fare le cose via web normale, invece che doversi installare, che ne so, una app tipo per il cashback dei pagamenti o quant'altro. Esistono delle tecnologie ben assodate che si possono utilizzare, si chiamano, non so, carte di credito piuttosto che contanti. Ovviamente abbiamo riportato e abbiamo descritto
i due aspetti che dicevamo prima, cioè la relatività e il principio di Locard, anche a livello servizi, perché se a livello della rete l'informazione non viene, cioè è affetta da relatività e può essere memorizzata e quindi tracciata, a livello servizi la cosa è molto peggio, perché è chiaro che un servizio può fornire informazioni diverse e diciamo contenuti diversi a utenti diversi, quindi in certi casi è richiesto, ok? Se io ho bisogno di un certificato anagrafico, è chiaro che mi viene dato il mio certificato anagrafico, non quello di un altro. Ma nel momento in cui io faccio una ricerca su un motore di ricerca per una parola chiave e scopro che io faccio la stessa ricerca, io faccio una ricerca, mi vengono elencate una serie di item come legati a quella parola chiave, il mio vicino di scrivania fa la stessa identica ricerca e gli viene fornita un elenco diverso, a volte pesantemente diverso, mi domando come mai questa relatività dell'informazione, cioè questa inosservabilità dello stesso oggetto, perché ho chiesto la stessa parola chiave, si sia in qualche modo creata. Ovviamente si è creata perché? Perché esistono dei meccanismi di profilazione, di adattamento, di filter bubble, chiamatele come volete, che fanno sì che lo stesso servizio fornisca informazioni diverse, anche quando magari non richiesto, a persone diverse. Tra l'altro è qua interessante dire che a livello 1 stiamo parlando di persone e non di nodi della rete, mentre a livello 0 parlavamo di nodi della rete e l'associazione alla persona che sta dietro al PC tutto sommato è già più difficile da agganciare. Qui tipicamente, spesso e volentieri, al servizio ci si logga una persona, cioè si autentica una persona. Se io faccio una ricerca su Google, a meno di non fare cose particolari, Google sa che ci sono io lì dietro al PC. Ripeto, a meno di non sloggarsi, cancellare i cookie, usare Tor, quello che volete, no? Quindi quello che mi fornisce quel servizio è un qualche cosa di customizzato su di me. A volte può essere un bene, a volte può essere un male. L'importante è sapere cosa sta succedendo. Quindi dovrebbe essere il servizio trasparente a dirmi: guarda che questa informazione te la sto customizzando ed è diversa da quello che fornirei ad Andrea Rossi o a Giovanni Misco. E ovviamente vale il principio di Locard anche qua, a maggior ragione. Qui non stiamo parlando di router in rete che si memorizzano il traffico che passa. Qui stiamo parlando di servizi in cloud o quello che volete che registrano le attività del singolo utente. E questo è normale, è chiaramente normale da un punto di vista tecnico, perché c'è bisogno di fare debugging sicuramente, c'è bisogno di sapere chi fa che cosa, anche per andare a ricostruire eventuali problemi, però, che tu dicevi diritto all'oblio, però il servizio sa esattamente tutto quello che ho fatto da quando ho attivato il mio account. Ti aggiungo una criticità più da sociologo del diritto, no? Quando tu hai detto il servizio mi deve avvisare che fa questa cosa, il problema è anche un altro, cioè che anche quando ti avvisano, gli utenti non vogliono essere avvisati, nel senso che non vanno a leggere, no? Cioè io faccio spesso questo sondaggio con i miei studenti, non so, chi ha una pagina Facebook, chi ha un account su Instagram, alzano la mano in 50, tutta l'aula praticamente, e poi dico: ma chi ha letto almeno una volta i termini d'uso di Instagram? E vedi il ghiaccio, il gelo totale, no? E quindi anche, non so, l'abbiamo visto con la famosa normativa sui cookies, che immagino voi abbiate avuto modo di, no, divertirvi, che ci ha investiti 3-4 anni fa, anche lì nessuno ha ben capito bene cosa bisognava fare, semplicemente si aspettava che il garante ci dicesse cosa dovevamo fare e i vari gestori di siti web, aziende che fanno consulenza sui siti web si sono adeguate, ma non è che davvero l'utente si va a chiedere perché c'è quel cookies, perché questo sito mi installa sta cosa, non sa neanche che cosa sono i cookies. E quindi poi ti scontri con questa barriera psicologica, culturale dell'utente che non è neanche così interessato a essere informato. Comunque no, non volevo interrompere, stiamo già andando lunghi. No, ma è corretto. Cioè, tra l'altro mi verrebbe da dire, questa cosa si ripercuoterà poi, cioè, si riprenderà a livello 3, perché è quello dove parliamo poi di che cosa deve sapere il cittadino. Passiamo a livello 2, tu
tutto sommato è quasi un livello di servizio, tra virgolette, perché è quello in cui noi raccontiamo, proponiamo, buttiamo lì un dibattito su quelli che dovrebbero essere nel digitale gli analoghi dei servizi pubblici analogici. Cioè esistono una serie di servizi, pochi, non sono tantissimi, che sono considerati servizi pubblici, che sono l'acqua, le strade, cose così. Possiamo in qualche modo proporre una qualche metafora, una qualche analogia, pardon, nel mondo digitale. Noi elenchiamo una serie di cose su cui si potrebbe dibattere, ok? Non tutte sono sensate per diventare servizi pubblici, ovviamente, però il dibattito andrebbe fatto, ovviamente. Un paio di cose che assolutamente dovrebbero essere garantite comunque per tutta la cittadinanza sono il digital divide e la net neutrality. Il digital divide per il semplice fatto che almeno, pur con tutti i suoi difetti, potremmo portare l'infrastruttura di rete, pur relativistica, dicevamo, pur col principio di lock-up digitale, però almeno a tutti. Almeno a tutti e almeno con un minimo di garanzia di banda passante. Questo è un tema notissimo, quello del digital divide, ovviamente. In Italia si sta lavorando per ridurre, no, per contenere questa malattia del digital divide, oltre alla pandemia. Bisogna lavorare ulteriormente, ovviamente. E anche lì, cioè, nel tema dell'accesso, no? Nel tema dell'accesso c'è tutta una componente giuridica che più ne ha più ne metta. Non essendo legali, abbiamo solo fatto qualche accenno. Sì, no. Lasciamo ai legali il dibattere sugli aspetti, appunto, più legislativi in questo senso. Noi ci interessa più che altro il risultato, okay? Certo. E la seconda cosa è la net neutrality, cioè in che modo ci piacerebbe che venisse garantito l'abbassamento, perché probabilmente l'eliminazione totale sarà impossibile, comunque l'abbassamento diciamo all'epsilon preso a piacere, okay, della relatività della rete, cioè ridurre veramente al lumicino quello che potrebbe essere quegli avanzi di relatività della rete, che oggi come oggi si sta andando in realtà nella direzione opposta alla net neutrality. Cioè oggi come oggi la maggior parte dei provider, fornitori di contenuti, in realtà sta implementando meccanismi di anti-net neutrality, quindi prioritizzazione dei flussi, prioritizzazione dei contenuti, eccetera, eccetera. Cioè, spieghiamo questo concetto, perché io so che il net neutrality è un concetto che non tutti colgono, cioè il fatto che appunto il fornitore del servizio, della connettività, non deve fare distinzione tra tipi diversi di pacchetti, di bit, no? Cioè quella può è la neutralità, pacchetto, cioè un bit è un bit, no? Non è che se quel bit rappresenta un frammento di un film oppure il frammento di un mio file Excel, un mio file PDF, deve essere trattato in modo diverso. Invece, esatto. Invece sappiamo tutti che se ti attacchi alla rete per scaricarti i film da Netflix, può essere che il tuo provider, che sia Vodafone, Wind, Telecom, faccia passare da dei binari che noi non conosciamo, ma esatto, diversi rispetto al tipo di bit, al tipo di informazione che tu stai scaricando, e questo è la mancanza di neutralità della rete. Tipicamente per interessi commerciali, quindi magari vogliono rendere, non so, Netflix un po' più bruttino rispetto al servizio che offrono loro, perché magari hanno una loro offerta, esatto, in media on demand, e quindi diciamo spingendo l'utente a dire vabbè, ma quello lì della piattaforma è più bello, quindi mi abbono a quello lì e mollo Netflix, o viceversa. Adesso si prende Netflix solo per esempio, non stiamo difendendo. Io ho fatto quell'esempio perché io solitamente guardo questi temi dal punto di vista del copyright, no? Solitamente la net neutrality è anche un modo per dire ma guarda che quello lì sta violando il diritto d'autore, scarica i film. No, una volta c'era, adesso in realtà i film non li scarica più nessuno perché tanto sono sempre online, e quindi si pone più lo scenario che hai descritto tu, no? Del favorire o meno uno dei due dei vari fornitori di film. Ma una volta c'era sta cosa,
che ha visto che tu stai scaricando illegalmente, perché è chiaro che se uno scarica un film è sempre illegalmente nel punto, dal punto di vista del fornitore dei servizi, allora io ti penalizzo, allora io quei bit te li faccio passare da un giro più, più complicato. Ma in realtà la rete dovrebbe essere i bit, come dici, come dite bene voi, sono sempre bit, no? Cioè sono, non dovrebbero esatto, avere... Esatto, abbiamo parafrasato da un autore notissimo, che è Orwell ovviamente, e abbiamo detto non tutti, tutti i pacchetti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. E beh, questa cosa non deve succedere. Esatto, va bene, molto bello. Ok. Andiamo avanti, il livello 3. Arriviamo al livello 3, che è l'ultimo per fortuna, l'ultimo del libro, poi dico tre cose degli altri livelli. Libro che è già di 300 pagine, volevo dire, che nel senso, nonostante siete esatto, solo a metà del lavoro, sono già 300 pagine. Sono già 300 pagine, okay. Due palle, come si vuol dire, come dicono i toscani. A livello 3 noi parliamo finalmente di quello che dovrebbe sapere il cittadino, cioè di come dovrebbe attrezzarsi, però non solo, perché... Noi diciamo, ok, abbiamo un mondo che è un mondo minaccioso. Perché è un mondo minaccioso? Perché il trend è chiarissimo, ci sono una valanga di tecnologie che si stanno espandendo e ciò è bene, ci mancherebbe. Noi non siamo luddisti, sono loro che sono... Okay. Noi non siamo luddisti, la tecnologia si sta espandendo, il progresso sta aumentando, ma sta aumentando la tecnologia nella direzione un po' sbagliata, cioè a dire la tecnologia sta progredendo, ma il controllo sulla tecnologia sta diminuendo, il controllo da parte degli utenti ovviamente, cioè tante tecnologie si stanno diffondendo tantissimo, guardate appunto durante la pandemia tutti sono diventati degli zoomisti, teamisti, eccetera eccetera. E sono tutte tecnologie proprietarie che noi non conosciamo, non sappiamo che cosa fanno, tant'è vero che sono venute fuori una serie di notizie, discorsi e prove che tutte queste tecnologie in realtà poi vanno a anche raccogliere informazioni su di noi, no? Gli stream video sono stati registrati, analizzati, eccetera, le voci anche, oppure, non so, passando di palo in frasca, tutte le tecnologie dell'IoT, cioè l'Internet of Things, cioè... gli oggetti che abbiamo in casa di controllo domotico, quelli a ogni piede spinto salta fuori un ricercatore che scopre che Amazon Echo ascolta le voci anche quando non gli rivolgete la parola, sì, oppure classico, che la televisione XY aveva il microfono e lo accendeva comunque indipendentemente da che aveste attivo una qualche conversazione, oppure ancora il termostato di Google che ha il microfono nascosto e manco ve lo dicono e registra tutte le conversazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo da un punto di vista dello spionaggio, tra virgolette, ma anche banalmente, nelle tecnologie minimali, un telefono, un orologio, un citofono, sono tutte tecnologie che stanno man mano aggregando funzionalità e il controllo su queste funzionalità sta diminuendo da parte dell'utente. Cioè l'utente ha sempre meno controllo su che cosa fa quell'oggetto. Noi facciamo un esempio stupidissimo dell'interruttore domotico, nel libro intendo, l'interruttore domotico banale, quello che voi dalla vostra app del telefono accendete o spegnete le luci di casa vostra, benissimo, quando siete fuori ovviamente, siete al ristorante, volete accendere la luce in casa. Non mi chiedete perché uno voglia fare questa cosa, ma si può fare. Cosa succede? Succede che le informazioni che voi digitate sull'app passano per un server cinese e il server cinese le rimanda a casa vostra e a quel punto si accende la luce. Ora, ditemi perché uno deve passare da un server cinese per accendere le luci nella propria casa, è tutto da ridere. Il senso qual è? Il senso è che noi stiamo... delegando agli altri. Volevo dire abdicare, è più bello abdicare. Sì, abdicare. Stiamo abdicando il controllo sulla tecnologia, quindi stiamo abdicando il controllo su quella che noi abbiamo definito computing agency, cioè tutte le tecnologie che ci stanno intorno non necessariamente spazialmente, potrebbero essere chissà dove, in cloud appunto, e che fanno cose digitali per nostro conto, dovrebbero essere controllate da noi. Cioè noi dovremmo avere il controllo totale su queste tecnologie, e oggi non è così, oggi non è assolutamente così. Quindi il nostro stimolo, la nostra proposta è: ragazzi, diamoci da fare, acquisiamo il controllo su queste cose.
Quindi in generale oggi quello che si osserva, e abbiamo anche buttato lì un po' di dati raccolti da vari rapporti, il DESI in maggior parte, che raccontano una situazione di impreparazione forte di quello che è il cittadino digitale italiano e non, ok? Cioè, come se ci fosse una sorta di divario, no? Le tecnologie stanno progredendo e il cittadino, invece che correre come Alice nel Paese delle Meraviglie per rimanere allo stesso posto, sta rallentando, e quindi in realtà invece che guadagnare spazio o anche soltanto tenere più o meno il passo per le tecnologie, lo sta perdendo parecchio, parecchio terreno. Per cui bisogna muoversi. Quali difese ci sono che possono essere sfruttate dall'alto e dal basso? Allora, dall'alto cosa si intende? Difese istituzionali. Che cosa mi offre il mio Stato, la mia organizzazione e come difesa? Allora, tipicamente che cosa si tratta? Si tratta di andare a vedere quali sono i piani educativi, quello che dicevi tu, no? L'inserimento della dell'educazione civica, oggi declinata in educazione civica e cittadinanza digitale, verso i cittadini. E le difese grassroots, cioè le difese quelle dal basso. Quindi cosa possiamo fare noi dal basso se non vogliamo aspettare che ci pensi lo Stato, o meglio, nel frattempo che lo Stato ci pensa e che magari non riuscirà mai ad arrivare, non è una roba così così deleteria, distruttiva. Qualcosa sta facendo, però possiamo integrare qualcosa anche noi? Sì. È meglio che cominciamo a lavorare dal basso? Sì. Come possiamo lavorare dal basso? Allora, in primis con tutto il mondo delle licenze libere. Licenze libere vuol dire software libero, quindi software che io posso conoscere, controllare, modificare, ridistribuire, e tutto quello che volete. Conoscenza libera, quindi licenze libere per la documentazione, per i media, per i film, per la musica, per gli open data, i dati scientifici, data, esattamente. I dati della scienza, soprattutto in questi giorni stiamo vedendo come la condivisione di dati della scienza è vitale, no? Cioè, allora, tu prima citavi Zenodo, allora io anch'io uso Zenodo ovviamente perché io lavoro molto sulla trasparenza sull'open data, raccolgo tanti dati, a volte faccio scraping di vari siti, poi spiegheremo eventualmente cosa vuol dire scraping, e li pubblico a mia volta su dei siti tipo Zenodo. Perché? Perché è importantissimo che il mondo accademico e non possa fare riproducibilità su quelle informazioni. Il mondo accademico oggi è in crisi nera perché non riesce a garantire la riproducibilità di tantissime affermazioni. Che è una cosa che Galileo ha detto 5 secoli fa, tra l'altro, no? Nel senso, quindi adesso abbiamo anche gli strumenti per poterlo fare. Cioè, allora, una volta mettere a disposizione tutta una massa di dati su cui avevi fatto un paper, c'era una barriera tecnologica, no? Nel senso, non è che ti posso dare tutto, quindi solamente coloro che erano in contatto diretto con il ricercatore riuscivano ad avere questi dati. Adesso non c'è più questa barriera, quindi un repository come Zenodo, ma come ce ne sono tanti altri, permette di, non mi dai sostanzialmente, detto soldoni, no? Non mi dai solo l'articolo, ma mi dai anche tutto ciò che ti ha portato a dire quelle cose nell'articolo, quindi, e mi permetti di, da un lato, verificare quello che tu hai detto, e dall'altro di dire delle cose in più, cioè arriva uno che ha una competenza diversa e dagli stessi dati tira fuori un'affermazione ulteriore, quindi arricchisce, e quello è l'open access. Vuol dire i dati trasparenti e liberi e il software che è stato utilizzato per fare quelle affermazioni trasparente e libero. Certo, sì. Se no non hai la riproducibilità. Chiaro, no? Chiaro. Vedo che c'è anche un learn to code, imparare learn to code, sì, write to repair. Learn to code sono le ultime due cose che citiamo perché sono robe relativamente recenti, learn to code un po' meno. Il write to repair è una cosa relativamente recente, fa sempre parte di quei movimenti dal basso che vogliono prendere il controllo della tecnologia, in questo caso la tecnologia intesa come hardware, cioè è nata questa cosa dalla lotta contro John Deere, che è quella produttrice americana di trattori, che
nel corso del tempo ha impedito a tanti, ai contadini stessi, proprietari dei trattori e a molti meccanici, la riparabilità delle proprie macchine, facendo cosa? Introducendo software proprietario all'interno di questi oggetti e impedendo l'accesso a questo software, perché per poter accedere alle centraline di questi oggetti ci vogliono dei certificati apposta che vengono date solo a quelli che pagano e alla catena di distributori autorizzati da John Deere. Mi ricorda molto l'approccio Apple anche, non c'è da andare tanto lontano. Apple ha seguito a ruota, diciamo, John Deere è iniziato un po' prima, mi sembra, Apple ha seguito a ruota e tanti stanno facendo più o meno, stanno attivando meccanismi di questo genere. Un po', per fortuna, per esempio, l'Europa, intesa come comunità europea, sta lottando contro queste cose, con alterne fortune ovviamente, tu ne saprai sicuramente più di me, però noi dobbiamo prendere coscienza di questo problema e lavorare per ottenere il controllo a questo punto dell'hardware, del metallo, del software che ci gira sopra, di tutto, della conoscenza legata a quell'oggetto, in modo che noi possiamo, noi tra virgolette, nel senso che possiamo essere noi o qualcuno che conosciamo, che abbia le competenze per farlo, perché non è detto che tutti noi abbiamo le competenze per farlo, e lavorare per prendere il controllo di queste tecnologie. Guarda, Learn to Code mi sta a cuore, perché oggi mi sono iscritto al corso Coding for Lawyers. Non so se lo conosci, perché... No, non lo conoscevo. È un corso di perfezionamento, del buon Ziccardi, che è lì in statale, e che... Coding for Lawyers è bellissimo, cioè l'informatica, lo sviluppo di software per avvocati, che sarà divertente, perché voglio proprio vedere di fronte a una platea di, non so, 50, no, mi sembra, no, ci sono 300 posti, scusami, 300 posti, quanta differenza di background, no? Perché io passo per uno noto, io non so sviluppare codice, zero proprio, non sono Carlo Piana, io sono zero come sviluppo, però ho una certa dimestichezza con le tecnologie e già sono visto dai miei colleghi avvocati come quello tecnologico, no? Certo. E sono curioso di vedere in questo corso da quale livello si parte, perché comunque ti dico un aneddoto carino. Nel libro c'è un aneddoto, quello del giudice che voleva fare l'orecchietta allo schermo. Ti racconto un altro aneddoto che invece non c'è nel libro perché è più recente. Allora, ho saputo da un conoscente che ha delle relazioni via mail con degli avvocati, perché deve gestire pagamenti F24, F23, sta roba qua, no? Per delle more, no? La mail con uno di questi avvocati passa per degli scambi in cui la mail che arriva è senza subject, senza testo, con un solo allegato PDF in cui c'è dentro il foglio stampato e firmato dall'avvocato. Scansionato, certo. Sì. Scansionato, sì, ok? Sì. Per cui praticamente la mail in quel caso viene utilizzata come se fosse un fax, come se fosse un semplice envelope di carta in cui butta dentro un foglio. Mi è ben nota questa cosa, non hai posso capito? Fare i nomi e cognomi, però... No, è per dire che, dicevo, l'ultima cosa, poi ho finito, quasi finito, manca la panoramica sul livello, sul volume secondo di là da venire. Il Learn to Code è fondamentale per il cittadino che voglia capire qualche cosa, che in qualche modo impari, non dico a programmare, perché non c'è bisogno che impari a programmare il singolo cittadino medio, ok? Il cittadino medio potrebbe semplicemente avere idea di che cos'è il pensiero algoritmico, capire, o il pensiero computazionale più che altro, capire come funzionano queste cose, anche senza saperle programmare, però capire che cosa sta dietro a una mail che viene spedita, inviata ed è scansionata. Che differenza c'è fra una roba scansionata e un testo vero e proprio? Cioè, alcune cose sono fondamentali non tanto per saper realizzare cose di questo genere o analizzare e criticare un sistema, ma almeno per capire come usarlo al meglio senza farsi turlupinare dai venditori di pulitori di stanze automatici o termostati intelligenti, insomma. Questa è la logica con cui abbiamo ragionato. Bene, caspita, stiamo andando belli lunghi e quindi...
Vabbè, ma guarda. No, 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 allora, ok, mi sono accorto adesso che siamo oltre l'ora e 10. Va bene. Ah, scusami, vabbè, ma un secondo. Va bene, va bene. Il volume 2 tratterà i livelli superiori, quindi i livelli cosiddetti partecipativi, che sono quelli in cui si va a parlare effettivamente della relazione fra cittadino digitale e PA digitale, stato digitale, eccetera, eccetera. Poi la parola digitale la togliamo, quindi a regime la parola digitale sparirà da questo vocabolario, ma rimarrà semplicemente cittadino e PA, cittadino e Stato, eccetera, eccetera. E quegli strati modellano semplicemente la trasparenza, cioè la comunicazione dall'alto verso il basso, quindi gli open data, no? il conoscere per deliberare, eccetera. La partecipazione, cioè il fatto di poter comunicare informazioni, intelligenze, eccetera, verso l'alto. E poi due livelli veramente partecipativi, consultation e democracy, che si differiscono soltanto quasi per tipo di contratto sociale che c'è fra l'ente governativo e il cittadino che partecipa a quel sistema. Così l'ho fatta velocissima. E adesso... Ma non c'è detto però quando ci sarà questo secondo volume? Allora, quando, per fortuna, ho parlato con Fiorella e ha detto che si è sentita molto stimolata, per dirla con un eufemismo, dall'uscita del primo volume, per cui ha detto che si metterà a fare il secondo. Noi speriamo entro la fine del prossimo anno, cioè entro la fine del 21. Non comprometterti, non comprometterti. No, 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 mi comprometto, non l'ho detto. Come ok. Bene, allora puoi interrompere la condivisione dello schermo e ecco, siamo tornati, perfetto. Dai, cioè nel senso, sono già un po' di tempo che stiamo parlando e discutendo, e i due coautori vogliono aggiungere qualcosa su quello che è stato detto nella presentazione di Andrea? Prego. Io prego Giovanni, fai te. Prima che... Grazie, stavo aspettando che intervenissi, non sentivo, allora c'è stato quell'attimo di imbarazzo. No, io voglio dare due flash. Due considerazioni veramente rapide, anzi tre. Faccio un passo indietro. Andrea, quando ha presentato le sue slide, nel commentare il punto su rifacciamo la rete, ha detto che rifare internet non sarà indolore. Io dissento, non c'è nulla di doloroso in tutto questo. La tecnologia c'è. Servono le risorse una volta che, fatta l'analisi della situazione attuale, ci siamo resi conto di quali sono le soluzioni tecnologiche adeguate per fare in modo che non si ripeta, anzi che non continui questa situazione un po' triste a cui assistiamo in internet. E per capire questa affermazione vi rimando alla lettura del libro. La seconda cosa è che, l'ha già detto Andrea, con il termine noi non siamo luddisti, noi quello che vorremmo far passare come messaggio, se posso buttare questo flash, è che noi non vogliamo meno tecnologia, ma vogliamo una tecnologia migliore. E speriamo che da questo punto di vista l'approccio, chiamiamolo dell'arcobaleno, della cittadinanza digitale, sia un interessante strumento di analisi per migliorare la tecnologia, per avviare un dialogo pubblico un pochino più approfondito e per quindi poi portare al miglioramento della tecnologia. L'ultima cosa che volevo dire è che tutto questo non deve essere un compito per individuale di ciascun cittadino, perché messi tutti insieme queste cose sono veramente tante. E nemmeno se i cittadini sono dei fenomeni, hanno particolari competenze, questa cosa deve essere sviluppata e portata avanti a livello di comunità, a livello sociale. E con questo ho ottimo, finito. Grazie Andrea. Sì, volevo aggiungere poche cose. Una rispetto al rifare internet, anche io mi allaccio a questa affermazione, perché può dare l'impressione di essere velleitari. Però
cercare di ottenere dei risultati, per esempio la tutela della riservatezza, ce ne sono tanti, ma cito solamente questo, senza essere per alcuni aspetti radicali, è ancora più velleitario. Cioè, se io voglio avere un ambiente di elaborazione sicuro, ciascun compromesso pregiudica completamente la sicurezza. Quindi essere radicali è costosissimo, non sempre ce lo possiamo permettere, ma su alcuni obiettivi non c'è mediazione. Questo deve essere chiaro. L'altra cosa che mi premeva a dire è che le contraddizioni rispetto a una piena cittadinanza digitale non sono dentro i libri e non sono in alcuni casi che citiamo nel libro ma accadono ad altri, accadono tutti i giorni nei contesti più diversi. Oggi, due ore fa, mi è arrivata la risposta a un'email che ho mandato a un importante centro di formazione con cui ho fatto ieri un corso, un webinar, ente di formazione pubblico, ora non lo voglio citare, ma insomma gli pago tutti gli anni i diritti, per dire. E c'è stato un limite, era un webinar, quindi potenzialmente pubblico infinito, e c'è stata una selezione all'accesso, non capisco su quali basi. C'è stata una selezione rispetto allo strumento per l'accesso, perché ho dovuto, vista la piattaforma che hanno scelto, ho dovuto prendere un computer che avevo in cantina e installarci Windows, perché con la mia macchina su Linux non avrei potuto accedere. Alla fine era una cosa interessante, bisognava rispondere a un questionario di valutazione, quello dico, su Google Forms, per ottenere le slide. Quindi ho detto, vabbè, riempiamo Google Forms e facciamo sapere a tutti le risposte che do, perché se no non prendo le slide. Le ho potute scaricare, non era indicato da nessuna parte la licenza, volendola condividere con Giovanni, il mio collega, ho detto, facciamo un test, chiediamo se lo posso condividere con i team, quindi non all'esterno per farci attività, con il team che sta lavorando su un progetto per cui ho fatto questo corso. Ho fatto la mail e mi è arrivata la risposta che cita testualmente le slide inviate ai partecipanti sono da considerarsi a titolo personale. Quindi non voglio mettere la croce sul centro di formazione, sul docente, sulla persona che mi ha risposto. Voglio mettere in evidenza che siamo in un clima culturale che sta cambiando lentamente. Tu, Simone, citavi prima gli enormi progressi che abbiamo fatto sulla percezione degli open data con la pandemia. E ce lo stiamo portando a casa questo risultato e siamo tutti contenti, ma sono tantissimi ancora i passi da fare. Per esempio nella percezione che se vogliamo innovare anche da un punto di vista di potenziale economico, di ricchezza della nazione, i nostri presupposti, la conoscenza deve essere davvero condivisa e anche qui non ci sono mediazioni. Se una docente che tra l'altro avrà fatto gratuitamente questo corso avrà ammesso insieme da fonti eterogenee le sue 97 slide, pubblica un contributo, che diamine, che sia pubblico davvero, non pubblico per qualcuno. Chiuso. Tra l'altro aggiungo, cioè in realtà con la pandemia è aumentata la percezione del problema open data, ma non è che sono aumentati davvero gli open data, nel senso che adesso se ci fate caso c'è proprio in questi giorni una campagna di sensibilizzazione sul fatto che i dati, quelli offerti dal Ministero della Salute, sono offerti con una licenza vecchissima, una licenza che è una no derivatives, quindi non consente di fare tutto quello che in realtà si deve fare con gli open data, cioè macinarli e tirar fuori cose. NDNC. Esatto, NDNC. Beh, il NNC può disturbare, in questo caso può disturbare fino a un certo punto, ma il no derivatives su dei dati non ha minimamente senso. E non solo, vengono forniti spesso in un formato PDF, quindi benché il PDF sia un formato aperto dal punto di vista delle specifiche, però non è aperto dal punto di vista della tecnologia, del suo essere machine readable, e vabbè, quindi abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma il passo definitivo lo dobbiamo ancora fare.
Bene, ci sarebbero tantissime cose, cioè avete toccato tantissimi temi per me molto molto cari, ma vedo che il tempo è già andato Avanza. molto molto Possiamo dire avanti. che questo è l'inizio del futuro dibattito. Sì, no, nel senso che allora, E spero si svilupperà. fossimo in un periodo un po' più, come dire, favorevole. Potremmo anche già pensare a organizzare una lezione da qualche parte, trovarci dal vivo. Spero che arriverà l'occasione il prima possibile, perché non se ne può più di fare le cose su Zoom, diciamolo chiaramente. Però vabbè, in mancanza d'altro va bene così, è venuta molto bene, sono contento. Ho visto che sono arrivati un sacco di commenti di domande. Adesso pian piano ci mettiamo lì e rispondiamo. E grazie a voi, grazie per l'iniziativa e per aver accettato la mia proposta. Grazie. Grazie Grazie. a te. Ciao a tutti, Grazie, grazie. arrivederci. Alla prossima, eh. Grazie.